Il progetto di rigenerazione del complesso di edilizia popolare di Via Longo a Teramo e Tregliotto in Italia, selezionati dall'Alta Commissione per la qualità dell'abitare come particolarmente rappresentativi dello spirito del PINQUA, il programma innovativo per la qualità dell'abitare. Il progetto da 15 milioni di euro che darà un nuovo volto al quartiere popolare alle porte del centro urbano sarà infatti presentato al Maxi di Roma. La Commissione, che ha esaminato e valutato tutte le proposte pervenute per accedere ai finanziamenti previsti dalla linea relativa al PINQUA, ha deciso di presentare gli 8 progetti davanti al Ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, il 13 aprile al Maxi di Roma, evidenziandone il particolare pregio architettonico e sottolineando come prospettino soluzioni in chiave integrata e sostenibile. Intanto un ottimo riconoscimento, insomma, siamo orgogliosi di essere stati inserite tra le 8 città italiane, quindi con Milano, Roma, Genova, Bari, per quanto riguarda i progetti per la qualità dell'abitare, appunto quello di Via Longo. Quindi un riconoscimento importante che conferma la bontà del progetto, non solo sotto l'aspetto tecnico e qualitativo, ma anche per la visione politica amministrativa che abbiamo dato. Quindi una presentazione che faremo il 13 aprile direttamente al Ministro Giovannini, al Maxi di Roma, e quindi un ulteriore tassello, un ulteriore passaggio che ci conferma appunto non solo la bontà del progetto, ma anche l'apertura della strada verso il finanziamento dell'intervento di 15 milioni di euro. Ricordiamo che il progetto è stato ammesso a finanziamento e siamo nella fase appunto in cui c'è l'attesa della copertura attraverso i fondi del PNRR. Un intervento straordinario di riqualificazione dell'intero complesso di Via Longo, dove resta l'impronta sociale, perché abbiamo 98 alloggi di edilizia residenziale pubblica, la riconnessione, la ricucitura con la città e con il parco fluviale. Quindi devo ringraziare veramente tutti, l'architetto Desideri che ha predisposto il progetto, i nostri uffici, il Ministero, e quindi adesso presenteremo questo progetto al Ministro e sarà un ulteriore passaggio importante per la riqualificazione di un'area importante della città.